incendio enorme, ne hanno parlato i giornali, anche le televisioni per giorni, sono bruciati quasi 30 km di montagna, quindi noi abbiamo già speso, ma abbiamo bisogno di spendere tanti, tanti soldi ancora per mettere in sicurezza le strade, i torrenti, i rii e tutto il bosco e la foresta che in tanta parte non c'è più. Allora, cerchiamo di inquadrare queste opere che per noi, per il comune di Bussoleno, sono delle opere di assetto idrogeologico e boschivo. Perché sono importanti per il nostro territorio? Ma non sono io che devo ricordare che la Val di Susa, in particolare Bussoleno, è soggetta ad alluvioni, incendi, alcune di grandi dimensioni. L'ultimo, l'incendio del 2017, è molto pesante, è durato più di una settimana, non solo su Bussoleno, e poi la colata detritica del 2018. Vuol dire proteggere proprio con delle opere, chiamiamole ingegneristiche, il nostro territorio. Noi abbiamo avuto delle opere grosse sul Rio Molette e sul Rio Rocciamelone, di entrambe è già stato fatto un primo lotto. Nel 2017 è stata fatta una delibera per passare ad un secondo lotto. La nostra amministrazione è andata avanti nel cercare di finanziarsi con dei bandi la progettazione definitiva esecutiva. Adesso c'è la possibilità di realizzare queste opere. Delle opere di compensazione che è stato preparato per il territorio della Val di Susa, dal governo, dall'osservatorio, dalla regione Piemonte, eccetera, vediamo che queste opere non sono opere che vanno a compensare questi danni ambientali, ma sono opere, sono denari che verranno utilizzati per realizzare un altro tipo di opera che questo territorio, come tutti gli altri, richiede e del quale avrebbe bisogno da tantissimi anni. Opere di riassetto idrogeologico, di cura e di manutenzione del territorio, di messa in sicurezza dei versanti che possono essere più pericolosi, oppure opere di efficientamento energetico degli edifici pubblici, o metanizzazione di qualche frazione isolata, realizzazione di paravalanghe, cose di questo tipo. Il punto è che opere di questo tipo, se servono a un territorio, dovrebbero essere costruite e realizzate su questo territorio indipendentemente dal ricatto portato da una grande opera con grandi impatti che dice: vuoi queste opere, quelle che ti servono per la messa in sicurezza del territorio? Bene, accetta quest'altra opera che ti porterà altri danni, altri disastri che non potranno essere a questo punto compensati o mitigati, almeno con i denari che invece sarebbero previsti a quello scopo espressamente dalle leggi vigenti. La Regione Piemonte sta ricattando il comune di Monpantero, il comune di Bussoleno, dicendo che questi fondi verranno dati come compensazioni TAV. Questa logica è assolutamente inaccettabile, è un becero ricatto a cui non accettiamo di farne parte. Con questa delibera di consiglio ribadiamo appunto la nostra linea e pretendiamo che i soldi vengano stanziati perché è un dovere della regione stanziarli e pensare alla messa in sicurezza del territorio. Allora, la prima cosa che mi viene in mente quando si parla di argomento compensazioni, la prima e forse l'unica parola è ricatto, perché da qualsiasi punto la si guardi, questa cosa è un enorme ricatto, perché non puoi porre ad un territorio delle condizioni simili, ovvero dire io ti metto in sicurezza. Oggi ti parlo di metterti in sicurezza, domani probabilmente ti parlo di sanità, dopodomani di scuola, solo se accetti determinate mie condizioni che per te significano deturpare il territorio, significano andare al di là di quello che hai sempre fatto, ovvero cercare un dialogo con le istituzioni per poter dire la tua e far capire che è un'opera che non ti interessa, che non serve, che è inutile.